inutile che ci raccontino di un sole che inonda le chiese, le case, il mare, dentro di noi a notte fonda. È buio e da lì si deve partire. Ma chi è lei? Scusi, vabbè, che parla di politica? È un politico? No, perché i politici parlano di politica. Chi? I politici parlano di politica. Ti hanno risposto loro, hai sentito? E chi li molesi infami, con lo vento che passava dentro, avanti a retra, notte e giorno, notte, sempre raffreddeti, Steveno. Certa pratica del mondo è quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. Io la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglia in culo, e qua qua da qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Che mi contenterei che l'umanità si fermasse ai mezz'uomini, invece no, scende ancora più giù, agli ominecchi. Allora parlerò. Sì. Signore di Sottenville. Alt, vi fermo immediatamente. Vi avverto che non è rispettoso chiamare le persone con il loro nome per esteso, no? A colui che ci è superiore ci conviene dire un semplice signore. Signore basta. Signore basta. Va bene, ecco. Signore basta. Sì. Mia moglie. Alt, vi rifermo adagio, biagio, adagio. Perché quando parlate voi siete un po' così. Voi non potete, quindi non dovete dire mia moglie quando parlate di nostra figlia. Poi, col passare degli anni, Giovanni si è incupito tra le mie mani e nel silenzio è divenuto un pastore pensieroso, solingo, mal lavato. In una tela di traverso fatta per Onorio Longhi sembra che nel buio della notte il ragazzo eremita abbia avvertito un rumore di minaccia. Maestro, sì, perché io mi intono subito. Maestro, quell'azione che lei mi ha chiesto di fare in scena, io non la posso fare. E perché? Il mio personaggio non me lo consente. Il personaggio che ho dentro di me, ce l'hai dentro di te. No, no, non chiedergli niente a quello lì, no, 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 no. Fa niente, la farà un altro. Un altro attore? No. Un altro, no, scusa, lui mi chiede, un altro personaggio? Io dico, no, gli dico io, un altro attore. Ah. E aspetta, non è finita. E lui fa, maestro, ma mi manda via? E io, sì. E lui, maestro, non so maestro, sì. Il mio personaggio me lo consente. La prima di stasera la scrissi il 21 agosto del 2009, che si partì da un agip del Valdarno che all'ombra di centigradi segnava 39. S'andò a suonare al mare per un cachet, insomma, parecchio popolare. E d'altra parte, con questi chiar di luna, o prendere o lasciare. Ho sempre desiderato una collana. Lo so, lo so. Sotto mare, gusto che non lo sappia. Ma questa collana... Si sopra la testa. Avrà le pietre rosse. O delle pietre così avrà. E lucenti. E cieca te diventerà. Come quella di Veronica. Di chi? Di Veronica. Ma te l'ha visto la collana della Veronica? Sì, è bellissima. No, la fa schifo. Eravamo te cattivi e poi chiesina in fila indiana. Poi Luca e la bretella verso il mare. Oh, oh sì che mi vogliono in Versilia. Io vado lassù a cantare. Non ci sarà il violino, ma è perché ci pagano.
pochino. Balakırsa layık var. Çayye, şuriye,